tutti in questo video piccolo haul dedicato al DM, tanto per cambiare, però giuro che sono solo poche cosine. Ho fatto proprio una scappata e ne ho approfittato per prendere due tre cose, ma proprio poca roba. Allora, vi faccio subito vedere. Allora, innanzitutto ho preso. Calcolate che questo olio in realtà è un po' vecchiotto, non so di preciso quanto sia passato, ma un mese tutto. Infatti avevo qua il sacchetto in camera ancora per appunto mostrarvi i prodotti, ma nel frattempo, siccome lui mi serviva, l'ho aperto, utilizzato e come vedete anche praticamente finito. Mi serviva proprio un sapone mani. E per cui insomma ho deciso di prendere questo che per una volta non ho diciamo guardato packaging o quanto fosse insomma più o meno carino e quanto fosse sfizioso, che profumazione avesse e insomma non mi sono lasciata ispirare appunto dal potere del packaging che su questo balia veramente sono i numeri uno, ma mi sono diciamo affidata al non lo so, mi ha dato l'idea di essere insomma, una sorta di presidio medico, di essere un sapone particolarmente indicato per quanto riguarda proprio l'igiene, l'effetto proprio di igiene del prodotto, non so come spiegarmi, ecco. E quindi al posto che prendere un sapone di quelli tutti bellini, questa volta ho deciso di prendere questo qua. Non so come siano le luci, spero che l'immagine non sia troppo scura, perché in realtà io ho un'anteprima veramente scurissima oggi e non riesco a capire come mai. Quindi spero che alla fine il video risulti come al solito, speriamo. Questo sapone, pagato, un secondo che controllo, non lo trovo. 1,49 € per 300 ml, quindi comunque un ottimo prezzo come al solito. Poi, nella parte diciamo delle mini size, ho visto che c'era lo shampoo secco, questo qui, in versione piccina. Io ovviamente vi ho già parlato in altri video dello shampoo secco perché è un prodotto che mi piace molto. Ho provato solo questi qua di Balea in tutta la mia vita, quindi non vi so dare, diciamo, fare un paragone con altri prodotti, ma come vi ho già detto più volte, mi sono sempre trovata bene con questi qua di Balea che costano veramente poco e quindi non sento neanche l'esigenza in realtà di andare a provare altro perché con questo sono pienamente soddisfatta. La cosa scomoda solitamente di questo prodotto è che è molto grande, ingombrante e quindi quando ho visto questa versione qua piccolina, perfetta per i viaggi, ho pensato che fosse appunto perfetta e mi è nata, diciamo così, l'esigenza di acquistarlo perché chissà in un prossimo viaggio che mi possa servire. In realtà ero appena tornata dall'ultima vacanzina fatta a Vienna e Budapest, però fa niente, insomma, la voglia di viaggiare c'è sempre, per cui anche solo weekend o così, quando sarà, perché ora non lo so quando sarà, comunque la mia voglia di viaggiare sempre rimane e quindi nella mia testa avevo bisogno di una versione piccola dello shampoo a secco. Ma a parte che per i viaggi, in realtà, che ne so, dovete andare al lavoro, non avete tempo magari di fare questa operazione prima di andare, si può sempre comunque tenere in borsetta, portarselo dietro e all'occorrenza, insomma, applicarlo. Niente di che, insomma, però mi gustava la versione piccolina e quindi l'ho presa. E siccome non ero soddisfatta solo della versione piccolina, in realtà ho preso anche la sua versione grande. Come vedete c'è una bella differenza. In realtà a livello di prezzo quella grande conviene di più perché questi sono 200 ml e vi dico il prezzo, se lo trovo, sono 2,49 € quindi quasi 2,50 € praticamente contro 1,50 € di questo che sono 100 ml.
quindi praticamente un euro di differenza, però questo è il doppio di questo. E alla fine li ho presi tutti e due, ho detto ascolta, tanto è comunque un prodotto che utilizzo, di scorta non ne avevo più, me ne era rimasto uno che ho appunto nell'armadietto del bagno, finito quello li avevo finiti e quindi alla fine ho deciso di comunque acquistarli entrambi, eccoli qui, packaging sempre carinissimi, sempre molto bellini bellini e quindi presi tutti e due. Poi ovviamente non potevano mancare due pezzi forti dei miei acquisti DM, che acquisto sempre quando vado, e sono due tipologie di pecciocchi. Questi che ormai avrete visto tantissime volte, che sono la confezione, quella da 6, di questi qui al Q10, e poi ho preso un'altra confezione invece di questi qua rinfrescanti in tessuto fatti proprio a mascherina, come potete vedere qui. E ovviamente questi costano un po' di più rispetto a questi, vi dico subito il prezzo. Quelli al Q10 vengono 6 pezzi 3,99, quindi 4 euro, mentre quell'altra 99, ma sono uno. Quindi ovviamente questi qua convengono un pochettino di più. Sono prodotti che mi piacciono molto, che utilizzo comunque spesso, che consumo e quindi quando vado al DM a prendere qualcosa, se so che magari sono verso la fine delle scorte, comunque li acquisto. Quindi presi entrambi. Poi, ultimi due prodottini perché questa volta il video è veramente breve, fortunatamente, strano anche. E allora, ho trovato in offerta perché, non mi ricordo, mi sembra che fosse in offerta perché era uno dei cogli l'ultimo, se non sbaglio, ma non vorrei dirvi una stupidaggine. Comunque, era in offerta e allora ho voluto provare ad acquistarla e sto parlando di questo prodotto. Quindi di quest'acqua micellare di Erbaria, è un'acqua micellare biologica alla canapa, giusto? Sì, canapa e zenzero, e dice deterge, strucca, tonifica e idrata. È certificata IAB, come potete vedere dal simbolino, e non ho mai provato nulla di questo brand, di questo marchio. Mi ha ispirato perché tutto quello che c'è dentro la canapa comunque mi attira, mi ispira. E era in offerta, vi dico il prezzo, a 3,45 euro, sì. Quindi in realtà non un prezzo esageratamente basso perché sono 250 ml. Calcolate che l'acqua micellare Garnier, quella da 400 ml, quella classica, diciamo, la più economica, il prezzo più basso con cui l'ho acquistata e l'ho trovata sono stati 2,68 euro. Una cosa così, comunque meno di 3 euro per 400 ml. Questo è poco più della metà e costa già 3 euro e passa. C'è da dire ovviamente che quel prezzo è un prezzo che ho trovato veramente pochissime volte perché sennò anche quella lì di Garnier, bene o male, si aggira sui 3-4 euro. C'è da dire che questo qui è un prodotto biologico mentre quello non lo è, quindi c'è tutta una serie di ragionamenti che possiamo fare per giustificare comunque il prezzo di questo prodotto. Forse non era in offerta, forse era semplicemente un cogli l'ultimo, l'ho visto lì, ho detto ma sì, dai, prendiamo, però io ho in mente che fosse in offerta. Però ecco, non vorrei dirvi una stupidaggine, il prezzo con cui l'ho trovato io e che ho sullo scontrino è questo qua, 3,49 euro. Poi se costasse di più, non lo so, io sicuramente a un prezzo superiore forse non l'avrei acquistata. Con questo prezzo comunque ci sta. Io le acque micellari le adoro, le uso tantissimo, le utilizzo sempre tutti i giorni per struccarmi, per cui comunque è un prodotto che consumerò e insomma vi farò sapere. L'unica cosa che spero è che vada bene anche sugli occhi è che non bruci. Qua dice, vi leggo giusto due o tre info, le proprietà di canapa e zenzero. Lozione rispettosa dell'equilibrio cutaneo, azione rapida e non unta, uso occhi e labbra. E già questo
mi piace. Applicare più quantità di prodotto su un dischetto di cotone massaggiando la cute del viso e il contorno occhi delicatamente fino all'esportazione completa del make-up. Vabbè, niente di che. Comunque formulato senza parabeni, petrolati, siliconi, coloranti, etossilati, eccetera, eccetera. Niente, io non l'avevo mai vista, mai provata. Se per caso qualcuno di voi conosce questa linea, l'ha provata, mi vuol dire insomma come si è trovata e cosa ne pensa di questi prodotti, ben venga. Anzi, lasciatemi un commentino giù sotto. E se ci sono altri prodotti sempre della stessa linea che consigliate o che non consigliate assolutamente, anche in questo caso scrivetemi un commentino. Ultimo prodotto, ma non per importanza, anzi è il più importante di questo mini video haul, ed è un nuovo prodotto per me, ma anche in realtà un nuovo prodotto uscito, diciamo, uno tra gli ultimi usciti appunto della linea di Balea, e stiamo parlando di questo siero. Eccolo qua, è un siero alla vitamina C, 30 ml, ideale per tutti i tipi di pelle, per una pelle luminosa e omogenea. Effetto idratante, applicare mattina e sera alcune gocce sul viso, collo, décolleté ed etersi, ideale come base make-up. Quindi è uscito appunto il siero alla vitamina C, non potevo assolutamente lasciarlo lì, in questo periodo tra l'altro ero un pochettino in fissa con tutti questi principi attivi, ho acquistato diversi sieri e tra l'altro avevo anche già acquistato un siero alla vitamina C, però di un'altra linea. Quando ho visto questo, ho detto no, non posso assolutamente lasciarlo qua e quindi me lo sono accaparrata. Questo l'ho pagato 4,99, quindi praticamente 5 euro per 30 ml, che comunque è un ottimo prezzo, ottimo. Considerando appunto che quello che avevo acquistato in precedenza, che era di Venus, erano sempre i classici 30 ml, pagato 9,99 euro in offerta anziché 14,99. Quindi questo comunque l'ho pagato la metà e mi sembra un ottimo prezzo considerando che tipologia di prodotto è. Vedremo, insomma, ovviamente non l'ho ancora utilizzato, come non ho utilizzato nient'altro in realtà, a parte appunto il sapone e i patch occhi perché già li avevo acquistati e li conosco. Quindi non vi so dire altro in realtà. Sono molto molto curiosa di provarlo, anche se sicuramente non sarà uno dei primi prodotti che andrò ad aprire prossimamente perché ne ho altri in uso, quindi dovrete aspettare un pochettino per saperne cosa, insomma, cosa ne penso. Però sono molto molto felice di averlo trovato e di averlo acquistato. E niente, quindi lui. Questo è tutto. Sono stata breve questa volta, sono stata brava perché avevo poche cose. Niente, spero di avervi tenuto un po' di compagnia e grazie della visione e come al solito ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao ciao!